Si chiama Shannon Clifton. Oggi, e siamo all'anno 2019, la ragazza ha 18 anni di età, per l'Italia è maggiorenne, ed ha una storia davvero triste da raccontare, una storia che adesso cercherò di raccontare io stesso, sintetizzandovela in maniera molto completa, cercandovi di non occultare niente. Pensate che questa ragazza sarebbe stata stuprata dal papà da quando aveva 6 anni di età. Avrebbe subito degli abusi sessuali fino a 4 volte al giorno, sarebbe rimasta incinta 2 volte, la prima a 11 anni e la seconda a 13 anni. Ha deciso però a 18 anni attualmente di botare il sacco, di uscire allo scoperto e di raccontare questa sua violenza che ha subito per anni. Infatti ha rilasciato un'intervista di recente raccontando in prima battuta tutta la sua esistenza. La violenza a 6 anni di età, 4 volte al giorno di violenza sessuale subita senza poter fare niente, in maniera impotente. L'aborto che è arrivato a 11 anni di età e poi il parto improvviso di un bimbo a soli 13 anni, una bambina, una ragazzina, una fanciullina. Insomma, una storia questa che ci deve indurre a compiere una riflessione che non può non essere compiuta. E qual è la riflessione da compiere? Molto semplice: com'è possibile che una bambina addirittura così piccola possa creare un figlio a 13 anni? La violenza sessuale può portare anche a questo. Non è violenza, diciamo così, di genere, è una violenza bieca, spietata, che a volte si traduce in far sì che arrivi una gravidanza, ovviamente inaspettata e controvoglia. E ci si è costretti a poi tenere il bimbo nato da una violenza sessuale. Grazie a tutti per l'ascolto, il video termina qua. Questa ragazza ha sofferto le pene dell'inferno, non sono io a dirlo, ma sono i fatti che vengono a appalesare tutto ciò che ha vissuto. Un saluto, fatti forza cara Shannon, al prossimo video.